Ragazzi e ragazze, buonasera, anzi buona cena, visto l'orario, perché oggi siamo riusciti ad andare in onda con una bella botta di, come si dice, andare Anticipo. in onda? No, volevo dire sul presto, vabbè, presto. E prima di iniziare la puntata, concedimi, volevo dire due parole, siccome diverse persone mi stanno chiedendo come va qui in Sardegna per quanto riguarda il tempo. Io ve lo dico, qui dove sono io a Cagliari sta piovendo ininterrottamente da ieri mattina, quindi sono quasi 48 ore di pioggia. C'è di nuovo allerta meteo, quindi speriamo non succedano troppi casini. Comunque io sto bene, Dai, ve lo ridico. almeno puoi prendere il bagno a schiuma e lavarti per strada e ti lavi finalmente. Sì, no, guarda, mi sono lavato prima e anche con l'acqua calda, quindi non Vabbè, so. Vabbè, giusto. che tonifica il freddo, eh? Sì, voglia. Ti iberniamo, così hai voglia di. Ma mi sa che cominci a fartela da sola la radio, va quanto amore, appena iniziato, io rischio di morire. Veramente ho rischiato anch'io. Dopo la zucca che stavo cucinando è uscita una schiuma verde che ho detto, boh, il fruttivendolo mi avrà avvelenato. L'hai assaggiata poi? No, l'ho fatta assaggiare a mio fratello. È vivo? Boh, sì, sta mangiando di là. Io non so se mangerò. Aspetto un po', sai, questa mezz'ora, un'oretta di radio, poi vedrò se mangiare o Attenzione che meno. non sia uno di quei veleni a lento rilascio, eh? Allora la Fai mangio così, tu domani. fai passare un paio d'ore, nel tanto spilucca qualcos'altro. Se poi lui passa la notte, magari puoi rifare la zucca senza problemi, ok? Giusto, giustissimo. Comunque, bando alle ciance, ciance alle bando, io direi di cominciare questa puntata mandando in onda la prima canzone. Vai. L'hai fatta durare molto la canzone. Sì. Ok, Allora. aspetta, ci dici il titolo? Qual era delle due? Se hai problemi te la dico io. No, dillo tu. Swallow of the Sun. Vai, Swallow of the Sun, ingoiando il sole, tra l'altro in tema con quello che stiamo scrivendo nella chat, doomed to walk the earth. Se Esatto. non si dice così non me ne frega assolutamente niente, sappiate. E questa è la canzone scelta dal nostro ospite che è qui per parlarci di vampiri. Lui, come già detto sull'evento, è il nostro Azareth. Eccomi qua, ragazzi. Wow, Buonasera. rieccoci. Sì, Bentornato. Lui è sono stato nostro tornato. ospite un po' fa. Sì, è stato nostro ospite nell'intervista e adesso è di nuovo con noi per parlarci di vampiri. Allora, cominciamo a dare una piccola infarinatura di questa razza. Tengo a precisare che molti mi hanno fatto notare, mi hanno detto, guarda Kathleen, che con le razze ti sei infilata un pochettino in un vicolo buio, perché ovviamente le razze cambiano di land in land, no? Quindi non è possibile
parlare di tutti i vampiri esistenti e creati. Ovviamente Ovviamente. quello che io faccio è dare un'infarinatura a chi si approccia di base alla razza del vampiro, insomma, per far capire a chi non lo sa che cos'è. Poi se qualcuno che magari gioca il vampiro da anni impara qualcosa in più, ancor meglio, però questa è semplicemente un'infarinatura, una base, che c'è chi la va a leggere su Wikipedia, chi cerca un forum e c'è chi ascolta Radio Serpe per ascoltare la definizione e le nozioni che noi diamo. Se io chiamo ospiti per parlare, non è perché mi piace fare due chiacchiere, c'è anche, però è perché comunque questi ospiti si giocano questo tipo di razza e possono portare la loro testimonianza, che può piacere e che non può piacere. Ebbene sì. Ritorniamo al nostro ospite. Lui appunto si gioca un vampiro e la particolarità di questo vampiro è che è piccolo, nel senso che è un bambino, giusto? Sì, è un bambino che è stato vampirizzato molto tempo fa, dato che adesso è anziano a livello di età, contro il suo volere, tra l'altro è stato vampirizzato da un vampiro in frenesia che ha deciso di salvarlo in punto di morte, solamente perché era il figlio del suo capocorporazione, praticamente. Ok, senti un po', Lore. Azi, anzi, non mi piace Lorenzo. Lo so, oramai tutti mi chiamano Azzi, per cui. Senti un po', che cos'è? Partiamo dal principio. Come puoi definirlo un vampiro? Che cos'è un vampiro? Allora, prendendo in considerazione non solo la land in cui gioco, ma anche la letteratura, i film e anche le varie altre land che ci sono, secondo me c'è solo una base per il vampiro, ovvero che è un non morto. Si parte sempre solo da questa cosa. Non è una creatura nemmeno viva e nemmeno morta. Poi da qui si può evolvere la razza come ognuno vuole in un certo senso. Nella maggior parte dei casi vive di notte, di giorno quando c'è il sole non può uscire, però poi dopo c'è stato Twilight per cui hanno tolto anche questa particolarità. Poi ci sono tante altre caratteristiche che hanno messo, ci sono quelli che non possono entrare nelle proprietà private se non sono invitati, ci sono quelli che si nutrono solo di animali, ce ne sono tantissime, quelli che si nutrono addirittura nemmeno di sangue, ma di energia vitale o anche tramite il sesso, come appunto avevo detto anche prima, in sede privata, Va bene. prima che la gente pensi male, andiamo un po' a specificare questi tipi di vampiri. Allora, nel senso quelli che si nutrono di sesso. Sì. No, No, ma io allora, andrei. la Sì. questione è questa. Però ne volevo parlare dopo, nel senso perché questa è un po' una diatriba che esiste, no? Ovvero c'è chi dice no, il vampiro è asessuato, non deve fare sesso, non si può giocare l'attrazione fisica e così. E ci sono persone che dicono il vampiro ha una carica erotica e ha una dose di Lussuria? Lussuria? lussuria. Volevo dire lussurità, ma non è corretto. Ma puoi dirlo, tanto siamo tra amici, anche lussurità, l'importante è che ci capiamo tra noi. Che ovviamente, come fanno notare anche nel film di Dracula, c'è Dracula che alla fine copula con Mina e quindi non si capisce perché il vampiro deve essere impotente. Però questo è un discorso che faremo dopo. Prima io voglio Ok. sapere, Azi, come tu in primis, dopo tutti questi anni che hai giocato comunque ai GDR, avrai visto film sicuramente, chi non ha visto almeno un Sì, film di sì. vampiri, magari hai letto qualcosa, tu come credi sia un vampiro? Cioè per te il vampiro, il prototipo di vampiro, no? Com'è? Allora, a mio parere, il vampiro, come ho già detto, appunto, è questa creatura non morta che è stata maledetta e che quindi, in un certo senso, assume svariati peccati nel suo essere.
non è come un demone. Il demone è una creatura, diciamo, un po' più estremizzata rispetto al vampiro, perché il demone è proprio è il peccato. È il vaso di Pandora, insomma. In un certo senso, sì. Il vampiro porta sempre con sé i peccati, perché alla fine dei conti è sempre un dannato. Però, in un certo senso, ha sempre un piccolo lato, che poi con il tempo diventa sempre più piccolo, umano. Ovvero è come se secondo me fosse una sorta di peccatore, però non è estremizzato, appunto. C'ha la lussuria, ce l'ha sempre un vampiro. Per cui se un vampiro, a mio parere, vuole fare quello, lo fa. È ovvio poi che in alcune mitologie, leggende, CDR, si dice che il vampiro provoca talmente, cioè sente talmente tanto piacere nel morso, nell'atto del morso, che non ha bisogno di fare sesso. Gli basta solamente mordere per sentire quel piacere di cui ha bisogno. Anzi, addirittura si dice che il morso provoca più piacere del sesso, per cui non ha proprio bisogno di farlo. Giusto. Poi, che sia impotente, dubito. Su quello Beh, in non ho realtà, mai. Come? in realtà, se pensiamo a questo essere capace di usare il sangue dentro di sé a proprio piacimento, capace di contrarre i muscoli per sua volontà, perché ha tutti i muscoli volontari. Sì, Alla praticamente fine sì. l'impotenza proprio a livello fisico, cioè si annulla per questo principio, no? Infatti, oltre al fatto che non respira, questa è una cosa positiva sotto quell'aspetto lì. Non gli manca il fiato, diciamo. Non gli manca il fiato, è come una macchina. Esatto. Giusto? Va bene, insomma, beato chi se lo fa il vampiro. No, il so fa il vampiro. Praticamente sì. Allora, senti un po', che rapporto ha il vampiro di solito con le altre razze? Come tu ti giochi il vampiro nei confronti delle altre razze? Allora, io il vampiro nei confronti delle altre razze, giocando un vampiro bambino, me lo gioco diverso da come potrebbe essere un vampiro adulto, a livello di fisico ovviamente, non a livello mentale o di anzianità. Questa cosa significa, ad esempio, esempio classico, secondo me un bambino vampiro dovrebbe. Non dovrebbe avere una particolare tendenza ad avere un buon rapporto con i vampiri che appunto sono adulti a livello fisico. Questo perché? Perché i vampiri solitamente sono visti come una razza pura che vogliono mantenere questa loro purezza, diciamo. E cosa fanno per mantenerla? Per mantenerla eliminano tutto ciò che è considerato un abominio, tra cui i bambini vampiri, perché i bambini vampiri non vengono considerati un elemento puro della razza, ma un errore che non si doveva fare, come anche i Dampir, che sono, nel caso di Abisso Oscuro, un abbraccio fatto male, che quindi si ritrova questo essere metà umano e metà vampiro. In altri casi i Dampir sono addirittura figli di vampiro e umana. Perché ne sono alcune gente, i vampiri sono ancora in grado di mettere al mondo dei figlioli. Poi, un vampiro standard sicuramente non avrà un buon rapporto con creature legate alla natura, perché ovviamente il vampiro non ha più nulla a che fare con la natura, è morto, è qualcosa che in natura non dovrebbe esistere, e come tale. E non andrà mai d'accordo con creature come ninfe, fate, gnomi, elfi e cose del genere. Mannari soprattutto, ovviamente. Infatti, mannari e vampiri penso che in ogni film e in ogni dove si tirano sempre in continuazione tra di loro. E per quanto riguarda, secondo me, il bambino vampiro invece riesce a trovare delle possibili alleanze o comunque delle similitudini con quelle razze che sono state esiliate. Ad esempio, potrebbero essere, degli esempi vengono così a caso, dei mezzi drow,
mezzelfi o anche gli stessi Dampir. Secondo me un bambino vampiro con i Dampir ci andrebbe d'accordo, sempre che il Dampir non odi il bambino vampiro perché è un vampiro. So, secondo me ci potrebbe essere anche una sorta di alleanza, diciamo, come appunto mi giocavo io con Shurelia quando era Dampir, perché appunto anche lei era un abominio, era stata esiliata e hanno trovato questo punto comune per fare fronte comune contro i vampiri stessi. Una sorta di solidarietà tra disagiati. Sì, praticamente sì. Ecco. Ecco. Ok. E allora. Poi, ovviamente, scusate, verso gli umani è la classica questione. I vampiri solitamente vedono gli umani come delle prede, come un gregge di pecore che sono lì pronte a farsi mangiare. A parte sempre alcuni casi, vedi Twilight, dove invece vanno d'amore e d'accordo con gli umani. Ci sono alcuni che vanno d'amore e d'accordo e altri che li odiano. Come sta Ci dicendo dicono dalla qualcuno, chat se che i li vampiri di vomito. Twilight sono gay. Sì, sono d'accordo. Ah, ok. Senti un po', io volevo portare alla luce qualcosa che tutti danno per scontato, ma che secondo me scontato non è. Ovvero l'allineamento malvagio del vampiro. Ok, anche questo secondo me è molto importante. Un vampiro non è detto che per definizione sia malvagio. Ci sono ovviamente i vampiri malvagi, stronzi, assetati di sangue, che vogliono imporre il loro volere, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ci sono anche dei vampiri che non si comportano in questa maniera. Secondo me bisogna partire dalla base che quando uno viene vampirizzato e diventa quindi vampiro, bisogna vedere come vede questa sua trasformazione, se accetta la sua nuova natura o se invece non l'accetta. Se l'accetta, ma anche se l'accetta sarebbe da vedere comunque, ora mi è venuto in mente anche questa cosa, comunque se l'accetta potrebbe appunto sviluppare un lato negativo, vedere questo nuovo potere, gli piace e ovviamente inizia a fare un casino della Madonna. Mentre nel caso che non accetti questa sua natura, si potrebbe passare o direttamente dal suicidio, oppure si potrebbe giocare una specie anche di, espiazione. Di questa sua nuova natura, ovvero preferisce rimanere in solitudine, estraniarsi dal mondo. Poi addirittura ci sono vampiri, non so se avete mai visto un film, penso sia norvegese o svedese, che si chiama Lasciami entrare, dove c'è questa bambina vampira, è ambientato nell'epoca del dopoguerra. Questa bambina vampira che sì, ovviamente sa di essere vampira, sa che si deve nutrire di umani, ma nel suo comportamento non è negativa. Perché ad esempio in quel film lì ci sono queste caratteristiche. I vampiri non possono entrare nelle proprietà private, come ho detto prima, e inoltre se lei morde un umano, questo diventa vampiro, non c'è proprio il rito dell'abbraccio completo. E cosa fa lei? Per non creare altri vampiri, una volta che li ammorzi, perché li deve mordere, se no lei muore, una volta che li ammorzi li ammazza, perché non vuole creare altri vampiri. Inoltre alla fine si affeziona a questo ragazzino umano, che è un ragazzino costantemente attaccato dai bulli della sua scuola, ma sono dei bulli abbastanza pesi. Verso la fine del film cercano quasi di farlo fuori questo ragazzino. E lei si è talmente affezionata che lo salva in maniera un po' brutale perché fa un casino anche lì, ne ammazza diversi. Però in un certo senso, secondo me, quello non è un vampiro negativo perché lì non c'è la voglia di far notare, diciamo, il suo potere o di imporre la sua volontà o altro. Lì c'è proprio un affetto che ha per questo bambino che vuole salvare, ragazzino, bambino, quello che è, che vuole salvare e appunto riesce a salvarlo in questa maniera qua. Ovviamente, essendo vampira, c'è sempre questo lato di dannazione che la porta a essere brutale. Un vampiro proprio buono, buono, buono
Lo si può trovare solo in Twilight, come Ecco, sempre. appunto. Non lo vedo difficile. Ascolta, io volevo farti una domanda, no? Hai parlato dei vampiri bambini, giusto? Sì. Quindi che differenze possiamo trovare tra un vampiro che è bambino, un vampiro che è appena trasformato, un vampiro anziano, un vampiro maschio, un vampiro femmina? Perché come ci sono differenze per noi, immagino ce ne siano anche per loro. Certo, ovviamente. Allora, il bambino vampiro, come ho già detto, ha grosse differenze perché è un esiliato. Io non vorrei esagerare nel dirlo, ma nonostante abbia molte cose in comune con la natura dei vampiri, sotto tanti punti di vista, secondo me deve essere quasi considerata come una sottorazza, diciamo, dei vampiri, perché ha tutto un modo di ragionare e di comportarsi diverso, almeno al mio parere, rispetto agli altri vampiri. Poi, un vampiro che appena ha subito la trasformazione, ovviamente sarà diverso da un vampiro anziano. In che cosa? È più istintivo, non capisce ancora bene la sua natura, non riesce a controllare la sete, non riesce a controllare la maledizione che gli è stata lanciata. Ha ancora molti comportamenti umani, perché ovviamente io purtroppo ho assistito a molti, molti player che una volta che hanno avuto il loro PG vampiro, il giorno dopo sembravano già degli anziani, dei millenari, che sembravano già sapere tutto della loro razza e cose del genere. E questa è una cosa che non ho mai digerito assolutamente. Il vampiro anziano, invece, è colui che più si distacca dal mondo degli umani. Oramai ha capito appieno la sua natura, addirittura forse si è dimenticato della propria umanità. E inoltre, volevo dire una cosa, dannazione, che ora mi sfugge: essendo anziano, non mi viene in mente. Va bene, non importa. Io invece volevo passare a un'altra cosa, un altro fattore che non tutti purtroppo sanno giocarsi, forse perché si documentano poco, forse perché presi dall'entusiasmo di farlo non vanno nel dettaglio. Ovvero, come succhia di preciso il vampiro? Quindi, proprio l'atto dei canini, se sono cavi, se sono dritti, se perforano tutta la pelle, se invece hanno delle. Cioè, insomma, come fanno? Allora, Come sì. succhiano? Ecco. Allora, su questo aspetto ce ne sono anche qui tantissimi. Nella maggior parte dei casi il vampiro ha dei canini che non sono cavi e che appunto permettono di lacerare la pelle. Solitamente il punto preferito ovviamente è il collo, e una volta morso questo collo appunto esce il sangue che viene passa dalla gola e quindi arriva alla sacca. Generalmente funziona così. Poi ci sono quelli che sono inventati i vampiri, i canini cavi. Secondo il quale il punto di sangue passa attraverso i canini. Poi ci sono altri film che molti sicuramente avranno visto, Blade, Sì. specialmente il 2. Nel 2 c'è questa razza di vampiri modificata che addirittura succhiano il sangue attraverso questa lingua tipo tubo, diciamo, e oltre ad avere un mento che praticamente si apre, mostra una dentatura mostruosa, tra cui hanno anche loro questi denti, cioè hanno più canini tipo, ma più che canini, quelli sono quasi delle zanne, ecco, bravo alla Alien, che hanno una sorta di veleno che paralizza addirittura la vittima. Poi addirittura mi pare che in Blade, se non vado errato, i vampiri non tendono a uccidersi tra di loro, o meglio, non ad uccidersi, non tendono a succhiarsi, diciamo, fino alla morte, a dissanguarsi tra di loro, mentre invece questa nuova razza evoluta che esce nel 2
si nutre appunto anche di vampiri, mi pare addirittura che preferisce i vampiri agli umani, per cui cercano appunto di far fuori principalmente la razza che li ha creati in un certo senso. Poi dopo ovviamente non sto a raccontare tutto il resto del film, se no faccio spoiler a Ok. palla. Rie, vai con E l'altro. sì, Rie? Rie mi sa che è È morto. morto, va bene, vado avanti da sola. Allora, parliamo adesso della trasformazione del vampiro in animale. Sappiamo che il vampiro di solito può prendere le sembianze di un pipistrello, ma nel film anche di Dracula, Dracula diventa anche topo, diventa qualsiasi cosa. C'è Sì. anche, girovagando su vari blog e forum di curiosità, perché io poi sono curiosa, quindi me li spulcio tutti, c'è anche chi dice che il vampiro può prendere le sembianze di persone. Ad esempio, se io, Certo. Catherine, in On, sto con Rie, tu, Hazaret, puoi prendere le sembianze di Rie e stare con me e io pensare che tu sia Rie. A proposito di Rie, Sì. scusatemi, ma qui mi è caduta la linea a causa maltempo. Ok, stavamo parlando delle trasformazioni del vampiro in animali. Perfetto. Ok, quindi tu cosa pensi, Hazaret, di questa cosa? Nel senso. Allora, io ho sempre amato particolarmente, anche se purtroppo nel dove gioco non è possibile fare, l'hanno aggiunto ultimamente una trasformazione particolare, ma non è proprio quella, che appunto il vampiro si può trasformare anche in un lupo, che è anche il mio animale preferito, tra parentesi. Comunque il vampiro ha moltissime, moltissime, moltissime trasformazioni. Si trasforma in svariati animali, si trasforma addirittura in nebbia, addirittura in un anime che è Hellsing. Si può L'ho vedere visto. questo, ecco appunto, il vampiro di turno, che anche lui ha una miriade di trasformazioni, una miriade di trasformazioni, si basano sul fatto che riesce a modificare il proprio corpo e creare delle ombre, degli incubi allucinanti. Anche lui si trasforma in una specie di, se così si può dire, più cane che lupo. Proprio nemmeno un cane, perché insomma è un cane che sembra creato dall'ombra e che ha molteplici occhi, ma insomma delle cose assurde anche lui fa. Ma per quanto riguarda le trasformazioni, direi che ce n'è veramente una miriade per quanto riguarda i vampiri. E come dicevi prima, anche del fatto che si possano trasformare in delle altre persone, un esempio appunto è Succubus e Incubus, che secondo alcune leggende sono dei demoni, secondo altri sono dei vampiri. Questi vampiri che appunto riescono a tramutare il proprio aspetto in altre persone e si nutrono non del sangue della vittima, ma dell'energia della vittima e se, si nutrono di questa energia attraverso il sesso, appunto. Le succubus sono la versione femminile, gli incubus la versione maschile. Ci sono altre creature che nella mitologia, se non erro greca, si nutrono della paura delle persone, le lamie, che Sì. in alcuni stampi di letteratura, ma anche in alcuni GDR, sono interpretati come demoni. Tu li vedresti come demoni o come vampiri? Io francamente li vedrei più come demoni, però anche qui è sempre questione di mitologie e leggende. C'è chi li vede come demoni, c'è chi li vede come vampiri. Purtroppo sotto alcuni aspetti, non tutti ovviamente, ma sotto alcuni, vampiri e demoni hanno delle caratteristiche in comune. Non sicuramente a livello fisico, ma a livello psicologico ne hanno abbastanza, Voglio un anche se. secondo fermarti perché il tempo, la prima mezz'ora è andata, quindi a breve Spreaker ci chiude. Quindi voglio Sì. dire a chi sta in collegamento con noi di aspettare 2 secondi, il tempo che io ricarico la seconda parte, e ci troviamo qua fra esattamente 2 secondi. A fra poco. Tra A poco. fra poco. Eccoci qui, come promesso, ci ho messo proprio 2 secondi contati e abbiamo con noi il nostro Hazaret a parlarci della razza dei vampiri.
per chi si fosse perso la prima parte, poi magari si aggiorna più tardi. Noi stavamo parlando della differenza, cioè neanche poi tanta differenza, delle cose in comune che a volte possono avere i demoni con i vampiri, no? Si parlava Sempre sì. creature oscure. Sì, si Sì. parlava appunto che a volte le lame possono assomigliare ai vampiri. Sì, molto spesso diciamo che nelle mitologie e nelle leggende ci sono queste piccole confusioni nello scambiare o appunto le lamie, secondo alcuni sono dei vampiri, secondo altri sono dei demoni, o le succubus uguali, secondo alcuni sono dei vampiri, secondo altri sono dei demoni. E questo appunto penso si tratti Ok, più che altro da cultura a cultura, esatto, principalmente. come sempre. Allora, ascolta un po', io volevo passare un momento dal punto di vista puramente di gioco. Adesso abbiamo parlato un po' dei vampiri nella letteratura, mitologia, psicologia, eccetera, no? Io ti voglio Sì. chiedere, in un GDR, allora, quali sono i punti di forza e i punti di debolezza della razza del vampiro? E parlo sia dal punto di vista di gioco, quindi bonus e malus che può avere un personaggio vampiro. Ovviamente con tutte le sfumature che può avere nei diversi GDR, perché abbiamo detto che i vampiri non sono sempre uguali, e sia dal punto di vista off-game, quindi della giocabilità, e tutto ciò che appunto riguarda la sfera off-game. Punti di forza e Allora debolezza. io parto dall'off game. Ok. Allora, riguardo all'off game, il problema principale, secondo me, a parte che poi in una land solitamente viene un po' coperto questo problema, ma in minima parte, riguardo all'orario di gioco, ovviamente. Se sei un vampiro, è ovvio che di giorno avrai molte limitazioni a giocare, avrai poche locazioni dove giocare, e questo è già un grosso problema perché magari la sera non c'è e magari puoi giocare solo di pomeriggio. Per cui, se uno gioca solo di pomeriggio, si deve già mettere in testa che avrà pochi luoghi dove giocare, a meno che non facciano dei vampiri particolari e possono uscire la luce del sole. Poi, un altro punto un po' debole è che il vampiro, a mio parere, ha un gioco più chiuso rispetto a molte altre razze. Più chiuso perché, dato per come è stato creato e per una buona parte di sentimenti che non può più avere, si ritrova quindi appunto ad avere un gioco un po' più difficile con certe altre razze. Ad esempio, è difficile che se ti trovi una ninfa, è difficile che ci metti a fare una conversazione pacifica, ti ci metti a prendere un tè. La differenza sostanziale è questa. Mentre faccio un esempio, cioè un paragone con l'umano. L'umano genericamente è la razza che si prende un po' come esempio, ecco. L'umano ha il gioco più ampio di tutti perché è la razza più libera e sotto questo aspetto anche più bella perché appunto puoi fare quello che cacchio vuoi. Mentre il vampiro appunto ha questo grosso problema che ha molte limitazioni perché te devi giocarti una creatura che ha perso questa umanità e quindi è molto più chiusa. E oltre a questo, punti di forza che puoi avere in gioco con un vampiro. Beh, sì, premetto che il vampiro è una razza molto ambita e per questo anche generalmente spesso è chiusa. Prima già voi non era chiusa e ce n'era veramente tanti. Secondo me era un grosso errore perché avere troppi vampiri non è il massimo, cioè le rende di vampiri per quello lì. E quindi quello è un grosso punto di forza perché, insomma, avere un personaggio vampiro quando la razza è chiusa ti dà un po' di soddisfazioni anche perché, insomma, è come sentirsi uno dei pochi scelti a giocare una razza che è difficile e che ti dà comunque grosse soddisfazioni nel giocarla, se piace però, Quindi insomma, vedersi ovviamente. riconosciute delle qualità. Sì, praticamente sì. Questo vale per i vampiri come vale anche per altre razze chiuse, a mio parere. Io volevo,
Dici, dici, no, continua. No, dimmi, dimmi te. No, io volevo chiederti un'altra cosa. Che mi era venuta in mente, ma me la sto dimenticando. Mentre ci pensi, c'era una domanda di Luigi dalla chat che ci aveva chiesto fin dall'inizio della puntata, ma avevo aspettato di entrare in argomento. E tu ci hai parlato del gioco del vampiro, rigorosamente la notte, no? Quindi Luigi ci chiede: come vedi il gioco vampirico di giorno, magari con le nuvole o in ambienti chiusi? Secondo te è fattibile? E io aggiungo: il sonno del vampiro durante il giorno, di fatto, che cos'è? È necessario? Ne Ok, può fare a meno? allora, secondo me il gioco di giorno con un vampiro, allora, viene fatto perché giustamente non si può obbligare un player che sceglie di giocare il vampireggiare solo di notte, per questo anche l'affatto del sonno, che si può evitare, anche se sarebbe corretto giocarselo, perché insomma è una parte del gioco del vampiro. Comunque di giorno sotto le nuvole io non lo giocherei per un semplice motivo. È sempre giorno, è una cosa, una questione secondo me più psicologica. Anche se sei fuori e ci sono le nuvole, il vampiro sa che dietro quelle nuvole c'è il sole, per cui ci potrebbe mettere due istanti in cui magari le nuvole per qualche oscuro motivo si aprono appena ed è maiala per lui. Ed è Per maiala. cui è maiala, come si diceva noi. Quindi Quindi, insomma, si magari guarda bene dall'uscire col cielo nuvoloso, insomma. si guarda Potrebbe, molto ma bene, tende a potrebbe cambiare. uscire. Ma fossi io da vampiro, preferirei giocare in luoghi chiusi perché lì sono sicuro che la luce, anche se dovesse spuntare fuori dalle nuvole per qualche oscuro motivo, non mi arriva perché sono chiuso dentro un edificio, per Però cui ecco, non ho di questi problemi. magari adottare un criterio, nel senso se io gioco alla locanda, e nella loca cioè o ci sto dalla sera prima nella locanda o non è che sto nella Certo. locanda e poi magari dopo vado a giocare che ne so, al mausoleo, perché si presuppone che a meno che non ci sono cunicoli sotterranei, io non possa spostarmi. Quello Esatto. sicuramente, come un altro criterio, è sempre giocare in locanda, perché giocare in locanda dipende dove, in che parte della locanda. Un vampiro che gioca nella sala della locanda è sempre piuttosto palloso per un vampiro, perché non è che la locanda è serrata, la luce entra sempre dalle finestre, si suppone. Certo. Per cui, insomma, può sempre dar noia a un vampiro stare in una sala dove c'è della luce. Magari starà in un angolo, magari starà in un punto dove pensa che la luce non arrivi, però dà sempre noia, perché Prima che mi sa che non ha una grossa libertà di movimento nella sala. Beh, giusto. Prima che mi dimentichi, perché l'ho dimenticato e me lo sono ricordato di nuovo, la mia Ottimo. domanda era questa. Ovviamente, esiste la vampirizzazione. O l'abbraccio, che dir si voglia, insomma, il vampiro che trasforma in un altro in vampiro un'altra persona che sia umana, insomma, o Sì. meno. Allora, io mi chiedo, secondo te, è giusto che una persona vampirizzata possa giocarsi all'inizio o comunque ricordi di sentimenti di una vita vissuta? Nel senso, se tu, Azareth, vampirizzi Katrin, io nei primi Sì. giorni, a parte io me lo so giocato, no? Lì, il vampiro per 2 settimane come prova, a parte che Sì. Katrin impazzì, cioè impazzì proprio, però dico, se io mi gioco un sentimento verso una persona che magari prima era mia amica, non è sbagliato o è sbagliato? Secondo me non è sbagliato perché appunto è stata appena vampirizzata. Non è che uno quando viene vampirizzato si risveglia e automaticamente ha perso tutta l'umanità che aveva. Si risveglia e ha coscienza che ha una nuova natura. Però deve sviluppare la sua psicologia da lì. Pian piano questa natura, questa morte che ha trovato, anche se poi non è una morte, ma comunque lo è in un certo senso, lo porta a allontanarsi sempre di più dalla razza umana e da ciò che c'era in lui di umano. Ok. Però anche qui
Bisogna sempre però fare riferimento a film, letterature e tutto, perché ci sono alcuni vampiri a cui è stato concesso provare ancora certi sentimenti. A mio parere dovrebbero pian piano perderli. È ovvio che appena diventi vampiro qualcosa lo hai ancora. Io quando mi sono girato a Azeret, che era diventato vampiro ed era un bambino, lui ragionava ancora come un bambino, non capiva che cos'era. Si trovava davanti, sì. Che tempistiche più o meno si devono avere per farlo diventare proprio vampiro vampiro, quello con i controcavoli, insomma. Perché Le tempiste. io vedo che gente che magari il giorno prima si vampirizza, si gioca un po' lo scombussolamento del corpo e della mente, dopo una settimana è il vampiro saggio di turno che parla di Questo morte, cioè. secondo me è C'è sbagliato, perché le dell'astio in tempiste. queste parole. Eh sì, no, perché a me non piace, no, veramente è una cosa che io non. Secondo me si Sì. bruciano tante opportunità di gioco. Se ne bruciano tantissime. Io prima di far diventare Azeret quello che è adesso, ci ho messo molto tempo, ho fatto molte tappe, diciamo. All'inizio era un bambino, come dicevo, era un bambino che ragionava ancora da bambino. Si trovava dentro questo corpo, la prima cosa che ha sentito era la paura, perché non capiva più che cosa era. Poi doveva andare a giro di buio. Un bambino che va a giro di buio, anche se lui riusciva a vedere perfettamente, e si cagava addosso ugualmente ad andare a giro di buio. E poi, inoltre, questo bambino, come posso dire, lo schifava all'inizio l'idea che doveva mordere delle persone e bere il loro sangue. Infatti, Giusto. la prima volta che si è dovuto nutrire l'hanno fatto con la forza, gli hanno preso no, hanno morso la vittima. E poi hanno preso la testa di Hazard e gliel'hanno attaccata sulla ferita per farlo nutrire a A me mi hanno forza. dato le Poi boccette, io rifiutavo tutto. ovviamente si nutre a forza perché la sete, alla fine dei conti, è più forte della volontà. Un vampiro all'inizio può cercare di combatterla un po', ma poi appunto arriva allo stato di frenesia, e quando arriva allo stato di frenesia devi bere per forza perché non capisci più nulla. Però appunto all'inizio c'è un gioco, secondo me, abbastanza lungo, e le tempistiche generalmente in un GDR vengano dettate dalla gestione. Solitamente dovrebbero essere dettate dalla gestione. Ci sono questi periodi in cui, ad esempio, prendo esempio Abisso Oscuro, quello dove gioco io, che ci sono dei periodi di tempo che da infante diventa adulto, no, da infante diventa giovane, da giovane diventa adulto, da adulto diventa anziano, eccetera, e da anziano diventa antico. E comunque queste tappe, che alcuni non si giocano, ci devono essere, cioè vanno giocate invece. Non è che si può far finta che non ci siano, o che un vampiro, una volta che ha superato l'infanzia, allora dopo può giocare tranquillamente il vampiro strafigo che sa tutto di tutti, eccetera, eccetera. È pur sempre, appunto, anche quando è giovane, anche quando è adulto, è un vampiro più cosciente di se stesso, ma c'è ancora qualcosa che deve imparare. Solo, secondo me, solo l'antico arriva a quella, alla concezione che oramai non ha più nulla di umano e ha capito tutto della sua natura. Poi Che poi è proprio bello assume. giocarsi l'evoluzione del personaggio. È molto bello giocarsi l'evoluzione del personaggio, perché poi ti viene fuori un vampiro con i controcazzi. Cioè, a mio parere, rende molto di più un vampiro che si è giocato tutte le tappe, perché ti sviluppi una psicologia molto complessa rispetto a quello che il giorno dopo sai già fare ogni cosa. E che secondo me a lungo andare è un vampiro che annoierà gli altri player che ci giocano, perché non ha sviluppato niente. È il banale, è il classico vampiro che tu Insomma, è vedi che rimasto aspetta. statico, diciamo. Sì. È rimasto statico il personaggio che si è giocato il vampiro perché vuole il vampiro, ma non per giocarsi tutta la sua evoluzione. Giusto per avere Praticamente sì. l'icona d'essere il vampiro, ok? Praticamente. Io vorrei concludere questa puntata con una domanda. Ovvero, tu che sei anche caporazza, se non erro, perché non Sì. sono aggiornata al momento, tu che sei Sì, sono ancora caporazza caporazza per ora. dei Come? vampiri,
Dimmi, dimmi. Ah, tu che Non ho sei. capito, scusami. Ok, tu che sei caporazza dei vampiri. Come consiglieresti l'approccio per questa razza? Nel senso, una persona nuova che vuole imparare a giocarsi il vampiro, cosa consiglieresti a questa persona? A livello on o a livello off? Ma sia a livello on che a livello off, cioè su cosa deve concentrarsi, dove si deve andare a documentare, oltre al regolamento ovviamente della land. Non so, hai qualche dritta da dargli, insomma, generale, non nei Allora, particolari. inizialmente secondo me per giocare un vampiro, a parte oltre a leggersi l'anatomia del GDL in questione per capire bene come è fatto appunto il vampiro che vuole proporre questo gioco di ruolo, uno se vuole approfondire il proprio gioco e renderlo migliore, è bene che si documenti anche con film, libri o magari anche aver visto qualcosa in altri GDL. Perché te leggi l'anatomia, però l'anatomia è una linea guida, non è che è un regolamento rigido da rispettare in tutto e per tutto, perché ci sono anche nell'anatomia alcune lacune che te potresti proprio porre alla gestione come aggiunte per rendere il gioco di razza ancora migliore, come sto Certo. cercando di fare io appunto anche se ho visto, sto cercando di fare delle informative perché ci sono molte cose che vorrei aggiungere che non sono state scritte. A livello on, un personaggio che vuole diventare un vampiro lo può fare in svariati modi, dipende quale piace di più. Io volevo fare un personaggio originale, appunto con questo bambino vampiro, però a mio parere un bambino non può desiderare di voler diventare un vampiro. Mi pare una cosa un po' troppo strana che desideri diventare un vampiro. Magari può essere convinto con l'inganno a diventare un vampiro, però o viene convinto con l'inganno o viene fatto con la forza in qualche maniera. Magari il vampiro in questione è talmente psicopatico che si diverte a voler vedere cosa fa un bambino una volta è diventato un vampiro. Allora lo vampirizza e poi lo lascia andare a giro per vedere che combina e farsi due Giusto. risate, se è esageratamente stronzo. O se no, appunto, ti giochi il personaggio che desidera ricevere questa vita eterna. Personaggio che può essere cosciente o meno dei malus a cui va incontro, perché ovviamente diventare un vampiro non è solo una cosa figa e bella, ci sono anche tanti malus nell'essere un Certo. vampiro, che appunto riguardano, secondo me, una cosa che tanti vampiri non si giocano, o comunque non che non si giocano, la danno per scontata, è il calore umano, non inteso come la mamma che ti abbraccia e ti fa le coccole, ma inteso come il fatto che il vampiro ha perso qualcosa che però cerca. Cioè, è un po' come, visto dal punto di vista del mio personaggio, appunto, è sempre un bambino e ha sempre come posso dire, dei riflessi ancora infantili dentro di sé, perché appunto è rimasto legato a questo corpo. È come se gli avessero tolto un giocattolo che finora aveva, che era questa umanità. Lui aveva questa umanità che si può intendere come giocattolo, che aveva, gli è stata tolta, e allora ora lui la rivuole, ma non è che la rivuole nel senso vuole tornare umano, la rivuole e la ricerca nel trovare umani a cui può sentire il battito del cuore, può sentire il calore del suo sangue, sente quasi una sorta di piacere nel sentirlo perché gli ricorda qualcosa che gli è stato tolto, ma non desidera ovviamente tornare umano, nel mio caso. Poi in Ok, alcuni casi può darsi anche di sì, che lo ricerca perché vuole tornare umano, però non può. va benissimo. Allora, come al solito, noi Azareth ti ringraziamo per esserti prestato a questa nostra puntata sulle razze. Mi ha Sicuramente fatto molto piacere. la tua esperienza potrà aiutare, spero, e aprire gli occhi su questa razza, molti di loro. E io Spero manderei anche io. l'ultima canzone di oggi e dopo una chicca, però dopo. Prima mandiamo la canzone che ha scelto sempre Azareth, appunto in tema con i vampiri.
Allora, questi erano in order con detto Unlimited, giusto? Chi è che erano? Giusto. Ok. Allora, adesso ragazzi, io sto in serissima difficoltà perché come al solito mi è andata male una scommessa calcistica e quindi mentre il Napoli sta pareggiando 1-1 con la Lazio fine primo tempo, io devo pagare la mia scommessa fatta con un amico dove la Juve purtroppo ha vinto di nuovo e la sottoscritta deve suonare il waka waka con pentole e mestoli. Vai, ce la puoi fare. Adesso, io già non so suonare pentole e mestoli, ma il waka waka non so neanche come si pronuncia, quindi mi sono organizzata così. Io metto un po' di base, ma giusto un poco, e poi improvviso sbattendo pentole e cose. Voi nel caso mettete muto e cioè, mi smutolite dopo, insomma. Vai, vai, ci fidiamo. Ok, siamo pronti? De 2 minuti, neanche. devi anche cantare? No, non no. Ah, Sì. sì, Azzare, non ridere. Ok, 1, 2, 3. Una batteria stanata questa. Insomma, Manca il doppio pedale. non distrarre l'altista all'opera. sono riuscita a fare solo questo, quindi va bene. Però Purtroppo non hai cantato, scusa, ci aspettavamo tutti quello. ho detto waka waka. Ah, hai detto waka Sì, waka? ho Oh, ha detto detto waka waka waka, ragazzi. quindi magari vi canto qualche altra cosa in separata sede se proprio volete sentirmi cantare, però già erano proprio ste pentole. Comunque, siamo in chiusura, quindi io ci tenevo a prendermi proprio giusto 2 secondi, 2 secondi per fare le condoglianze a una ragazza che è nel cast di Un posto al sole con cui io ho lavorato insieme, Ilenia Lazzarin, che purtroppo ha perso il nonno e l'ho saputo solo stamattina. E quindi, poiché stava un po' a casa giù depressa e so che se avrebbe sentito questa puntata, tesoro, un bacione, mi dispiace. Condoglianze. Esatto, poi ci tenevo a fare gli auguri al Dodi Muccio, al signor Notte, al Gianmarco, Massimo Simone Usai e a Matteo, quello di Gamers & Co. che ci ha ospitato nel suo canale, che oggi compie 20 anni e io mi sento vecchia. Ah, Quindi, auguri, Giovincello. esatto. Però abbastanza giovincello. Sì, abbastanza, Mi sento dai. vecchio anche io, porca boia. Dillo a me che fra tipo 17 giorni ne faccio 23, quindi. Ah, zii, quanti anni hai tu? 25. Ragazzi, per favore, sono più vecchio. Su. Fatemi da bastone di vecchiaia, va bene. Sulla schiena il bastone, Dai! a te. Io saluto Giorgio, che oggi ha scoperto della radio. E quindi ci sta ascoltando anche se ha fatto pausa cena. E Giulietta Mirtillo, che non aveva ancora avuto occasione di sentirci, l'ha fatto oggi per la prima volta. Benvenuti anche a loro in questa grande e folle manicomio chiamato Radio Serpe. No, io invece volevo dire che, come ho già scritto nel mio gruppo Player di GDR, ho richiamato sugli attenti tutti i gestori. Perché? Perché sotto Natale si è più buoni e io ho avuto un'idea davvero carina che voglio proporre a tutti i gestori e riguarda un po' come incentivare la land, quindi l'utenza, quindi avere più utenza, sia per loro che per noi di Radio Serpe. Quindi chiunque sia interessato a incentivare l'utenza, il gioco, eccetera, eccetera, mi contatti. Io ho
un primo colloquio domani sera alle 21:30 su Skype, dove ci organizzeremo, parlerò, cioè vi esporrò il progetto, voi mi direte se siete d'accordo o meno, e poi ci si organizza per via privata. Ovviamente, ognuno, ogni gestore avrà la mia attenzione per un giorno prefissato, però mi faceva piacere che tutti i gestori che ci hanno seguito, quelli di SID, quelli di Erenil, quelli di come si chiama? Anatem, Farnia, no, Fantarsia, come si chiama? Fantarsia, se intendi Fantarsia, loro. esatto. Poi chi abbiamo più? Dream of You, Skycreed, poi aiutami. Insomma, tutti quelli là che hanno collaborato con noi, ne abbiamo tipo una quarantina. Si facessero vivi o su Facebook o nel gruppo o su Skype, alcuni già ce l'hanno il mio Skype, in modo tale che esporrò questa cosa in più sessioni e vediamo cioè, se siete interessati alla cosa. In ogni caso avremo modo di parlare con calma con ognuno di voi, così capirete bene di cosa si tratta e darete eventualmente la vostra adesione. Esatto, so che tipo Erenil già ha dato adesione. The Sky Creed anche, poi c'è Federico che ha detto anche sì, poi c'è Sid, poi c'è vabbè, altri, mo non me li ricordo tutti perché siete troppi. E quindi Faccio un niente, saluto al mio coinquilino Diego che entra in camera per rubarmi l'ombrello. giusto, ciao Diego. Anch'io saluto tutti quelli, cioè saluto Shurelia, Candlet, quelli che lavorano, cioè lavorano, fanno quel piccolo progetto che abbiamo con il Grande Crepuscolo e saluto quelli che ci seguono. Esatto, E poi mo. ringrazio quelli che hanno partecipato ad ascoltare questa intervista, questo approfondimento sulla razza, diciamo. Esatto. Va bene, ragazzi, io spero di avervi allietato questo lunedì che è sempre una mazzata il lunedì, diciamocelo, con la presenza sia mia sia di Rie che di Azaret. Spero che quello che abbiamo detto vi possa tornare utile per fare buon gioco nelle lende. E niente, vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento mercoledì sera. Però non ci Ragazzi, ecco prendete gusto, no alle 21, più tardi. che io ancora non ho mangiato per colpa vostra. Che Siamo in due, la zucca verde è ancora di là. schifo. Ragazzi, un bacione e buonanotte e buongiorno per chi ci ascolta domani. Alla Ciao! prossima, ciao ciao. Ciao.